Allora, buonasera, come vi avevo annunciato, oggi due puntate di Voci Transnazionale. Siamo in collegamento con Blanca Briceño, la nostra amica indio, come la diciamo sempre, compagna amica indio, e che ci dà gli aggiornamenti sulla vicenda della popolazione, che poi è anche una vicenda di potere, ma fondamentalmente quello che vive la popolazione venezuelana, le persone, e in questo periodo stanno avvenendo delle cose parecchio drammatiche, scontri. Siamo a qualche tempo dopo, qualche mese dopo appunto le elezioni di Maduro. L'ordine pubblico sembra sia completamente saltato, una crudeltà di gesti da parte delle forze dell'ordine e così via. Blanca ci dirà meglio che cosa sta accadendo in Venezuela in questi giorni. Ebbene, grazie a te Gianni, a Liberi TV, un abbraccio a tutti i Liberi TV ascoltatori. Bene, guarda, veramente, diciamo, c'è stata la Serie del Caribe del baseball nell'isola di Margherita, dove c'è questa competizione annua in cui diversi paesi della zona, fanno una gara che è molto importante. Con lo sport del baseball. Allora era arrivata la delegazione cubana e poi era arrivato il legittimo rappresentante del regime e c'è stata proprio un massiccio dire fuori, fuori e così. Hanno sicuramente sono riusciti a mascherare la trasmissione un po', ma un minimo è uscito, no, di quanto ripudio c'è verso questo personaggio che sappiamo, come avevo già spiegato, che dal 10 gennaio dell'anno scorso occupa in modo assolutamente incostituzionale il seggio di presiedere il regime. Dunque, in questa occasione della Serie del Caribe il regime ha sloggiato persino dei turisti, anche tedeschi, da un albergo per alloggiare la delegazione cubana che era arrivata, insomma, c'è stato un qualche imprevisto, cosa normale di questo, diciamo, alto livello di criminalità, bassissimo livello di professionalità con cui si caratterizzano questi banditi qui, e così hanno pure maltrattato degli studenti che protestavano con la non violenza, con scritti, eccetera, eccetera, contro questa delegazione cubana. Allora, questo stato, diciamo, a febbraio, il 12 febbraio per 2014 in questo caso, ma il 12 febbraio è una data molto importante per il Venezuela perché in particolare nel 2014 facevamo il bicentenario della battaglia della vittoria e in questa battaglia si sono immolati. Hanno vinto contro l'esercito spagnolo, è stata una battaglia vinta dai patrioti, ma in questa battaglia hanno perso la vita molti giovani e quindi il 12 febbraio è il giorno della gioventù per il Venezuela. A questo punto gli studenti delle università che sono collegati attraverso un'organizzazione che si chiama Federación de Centros Universitarios, cioè la Federazione dei Centri Universitari, hanno indetto una manifestazione per chiedere la libertà dei ragazzi messi in prigione all'isola di Margherita perché la Guardia Nazionale, l'esercito, ha proprio li ha aggrediti violentemente e li ha messi in prigione e quindi si è indetta questa manifestazione. A questa manifestazione, indetta dagli studenti, perché è molto importante capire
che nel Venezuela in questo momento gli studenti portano una loro battaglia. Ad un certo punto si sono aggiunti tre dei membri della partitocrazia, sono persone che stanno all'Assemblea nazionale, due di loro rappresentano partiti politici che appartengono alla famosissima Mesa dell'Unità Democratica, che abbiamo anche spiegato attraverso Liberi TV. Dunque, la manifestazione allora ha preso, diciamo, alla fine un altro viso, un'altra situazione. Ad un certo punto era già praticamente finita, un certo gruppo ha deviato la rotta che era prima segnalata e lì sono arrivate le orde selvagge armate, che sono i centauri in motocicletta che il regime, con cui il regime ha munito bande proprio, collettivi armati di cittadini, e hanno ucciso un primo studente, un ragazzo tra l'altro che aveva scritto alla madre un cartello molto, molto significativo di ciò che significa non solo la lotta degli studenti, ma ciò che siamo noi venezuelani, liberi, libertari, democratici e non violenti, e lui ha scritto: mamma, vado con il Venezuela, se non torno è perché me ne sono andata con lei. Quindi tu capirai, primo morto, cioè a questo punto, secondo le informazioni, ne abbiamo 7 studenti morti. Questa circostanza allora ha deviato il tema della sola marcia chiedendo la liberazione degli studenti prigionieri all'isola di Margherita, ed ha ovviamente iniziato a prendere un'altra forza, in quanto si è capito che queste orde vanno contro la popolazione, e la gente però, sentendo che comunque c'erano delle persone che chiamavano a uscire nuovamente per l'ennesima volta, ma non Capriles, questa volta altre 3 personaggi, hanno preso la decisione di andare. E così le aggressioni sono aumentate, si capisce chiaramente che il regime ovviamente non uscirà né in buone maniere, non sappiamo come continueranno ad essere liberizzate queste marce, non so come chiamarli, gli studenti, diciamo, hanno il loro movimento, e secondo le informazioni che ti ringrazio per aver detto che è difficile in questo momento dare conferma al 100% di tante cose anche per noi che ci arrivano, loro hanno deciso che non cesseranno e che non andranno via, non lasceranno libera la strada, e che continueranno in questa battaglia. A questo punto uno di questi 3 leader, che si chiama, io lo chiamo doppia L, però lui si chiama Leopoldo Lopez, da ora in avanti doppia L, lui ha deciso che a questo punto ovviamente il regime l'ha accusato di essere lui l'omicida, ed essere lui che ha organizzato le bande, eccetera eccetera, che sei un copione ABC del regime comunista, a cui la pseudo opposizione collaborazionista non riesce ancora a dare pallida risposta, a controporsi, smascherare questa situazione. Ha convocato un'altra grande marcia dove lui si sarebbe consegnato al potere giudiziario,
e lui avrebbe portato delle richieste di liberazione, di capire esattamente perché ci sono molte video, c'è proprio con molta chiarezza, si sa chi ha ucciso questo primo ragazzo che è mancato e ovviamente lui poi convocava tutte le persone che si dovevano vestire di bianco per accompagnarlo in omaggio alla pace, quindi già capisci tu come può essere organizzata una resistenza da questo punto di vista, e lui si consegnava al potere giudiziario, avrebbe consegnato queste richieste perché lui non aveva paura e lui non avrebbe mai lasciato il paese, e in quanto l'illegittimo Che sarebbe Maduro, l'illegittimo diciamo. sì, che sarebbe, sì, dillo tu, che sarebbe questo signore qua, aveva già accusato di codardo e aveva già detto che era partito in un aereo verso l'impero, eccetera, eccetera. A questo punto questo signore qua cambia però la rotta della prima convocatoria e non arriva fin dove aveva detto, ma c'è un carro armato, di questi si chiamano tanchetta, sono cinesi, erano arrivati dopo il 12 febbraio 200 tanchette dalla Cina e lui si consegna lì. Ora in questo momento è appunto in prigione, devi sapere che il presidente dell'Assemblea Nazionale, che è un ex golpista del 4 febbraio 1992, secondo sua moglie l'ha accompagnato a un carcere fuori Caracas, un carcere terribile, il Rodeo. Noi anche qua a Liberi TV abbiamo parlato di questo carcere una volta e ricordo benissimo che non potevamo pubblicare la terribile fotografia su YouTube perché è talmente mostruosa che è inadatta, insomma, Sì. a questi mezzi E pubblici. volevo fare con te proprio queste tue, diciamo, questo report della situazione che ci sta in Venezuela. Allora, Maduro in qualche modo si era, Maduro appunto l'illegittimo, come tu lo chiami, si era proposto ovviamente come continuatore di Chavez, l'insepolto, come tu lo chiami. I problemi del Venezuela mi sembra che sono anche problemi da un punto di vista proprio di fame, di povertà, di miseria, oltre che di ordine pubblico e così via. Mi sembra che continuino, però Chavez riusciva a mantenere in qualche modo una sorta di parvenza di, diciamo, di struttura, di ordine e così via, mentre invece Maduro no. Ecco, secondo te che cos'è che è cambiato? Bene, allora, questa è una domanda molto importante che mi fai. Perché? Perché sicuramente dentro le file, i seguaci dell'insepolto, quando questo signore ha vinto le elezioni, che sappiamo che è stata una frode elettorale e anche di questo tema avevi fatto un aggiornamento, Liberi TV. E questo qua c'è gente che non è contenta, non si trova bene, anche perché è talmente l'incostituzionalità di questo illegittimo, talmente ampia, che persino lui non si capisce quale sia la sua cittadinanza. La nostra Costituzione disautorizza a presentarsi come candidato alla presidenza nessuna persona che abbia doppia cittadinanza. Non si può avere doppia cittadinanza per essere presidente del Venezuela. Quindi lui, sappiamo, ci sono tutte le documentazioni, che è nato nella Colombia, non ha mai rinunciato a quella cittadinanza e non si sa, si è sposato una venezuelana, forse per dire che la cucina in quel modo, ma. Quindi questa gente già con l'inganno, già con le dichiarazioni della frode elettorale e con il fatto che aveva detto che lui aveva l'elenco dei 900.000
seguaci dell'insepolto che non avevano votato per lui e che avrebbero pagato le conseguenze, ha generato anche in mezzo a loro un disagio, uno sconforto. Dire che Maduro, cioè, non riesce a reggere la situazione o a dominarla, mi pare un po' azzardato dal punto di vista seguente. L'insepolto aveva un verbo un po' incendiario, un linguaggio molto mediocre, anche volgare, utilizzava certi detti, eccetera, eccetera, e riusciva un po' a stimolare anche la pancia delle persone, poi aveva generato tutte le missioni, eccetera, la gente comunque soldi non ne vedeva. Con l'assoluta crisi anche di produzione di petrolio, questo signore qua si trova con un paese che secondo molti economisti, anche stranieri, è sull'orlo del fallimento, benché non so se arriverà al fallimento. Comunque sicuramente lui è riuscito, comunque Maduro è riuscito a farsi dare prestiti, eccetera. Nel frattempo, benché i cinesi hanno dato un credito di 5.000 miliardi di dollari e vanno avanti così, non sono riusciti a poter somministrare gli elementi basici della, come si dice, della spesa quotidiana alimentari, soprattutto del carrello alimentare, ecco. Per cui è iniziato a mancare la carta igienica, questo l'avevamo pure detto, non si trova il latte per i bambini, non si trova questo, non si trova l'altro. Insomma, la percentuale che questo signore ha generato di mancanza di somministrazione alimentare è del 28%, e l'inflazione è la più alta al mondo, supera il 56%, eccetera. Ora, lui è riuscito con una manovra ovviamente diretta da Cuba, perché è un personaggio che viaggia molto spesso a La Habana, adesso ci sono dei generali al comando delle nostre forze, già un po' più apertamente, si sa che stanno nelle principali caserme, e riceve queste ordini di improvvisamente far salire di grado una certa quantità di militari, e quindi salgono gli stipendi, salgono eccetera, per cui lui si arrocca attorno a sé una parte dell'esercito, quindi o delle forze armate, meglio a dire forze armate, per cui il paese fino a sicuramente 3 settimane fa, quindi prima ancora che Moisés Naim, che è un venezuelano tra l'altro, che Moisés uscisse con questo articolo sulla, non articolo suo, un'intervista, c'erano molti rumori su tre. Lui è stato ministro, sì. Lui è un alto personaggio, cioè un personaggio, un intellettuale molto brillante del nostro paese, è consulente di diverse università, professore, cioè ha dei lavori, ha un'altissima qualifica professionale, e sicuramente Moisés ha dato da molto tempo da una battaglia contro il regime, come tanti altri intellettuali, magari meno conosciuti perché meno intervistati, a riflesso o a specchio di ciò che succede con i radicali. Comunque il fatto è che si teorizzavano 3 colpi di Stato. E personalmente nel programma di radio Caminos de Libertad avevo teorizzato un 4, ma 15 giorni fa hanno mosso dei pedoni, cioè dell'esercito, delle forze armate in diversi luoghi del Venezuela,
soprattutto nelle statosuie, e da lì ho capito che questa cosa non era fattibile. Comunque si parlava ancora dell'autocolpo di questo presidente dell'Assemblea Nazionale, pronuncio per una sola volta il nome, si chiama Deodato Cabello, io lo chiamo Deopelo Camuglia, e questo uno. Due, l'autocolpo dello stesso Maduro, e un terzo ovviamente ipotizzato dai narco generales, perché sappiamo che il paese da molto tempo è diventato anche un narcostato. Quindi Maduro non riesce forse a, noi diciamo, a fare diciamo addormentare con l'orecchio le persone, però diciamo ha un'altra modalità di potere, anche perché essendo totalmente ubbidiente agli ordini che arrivano da Cuba, certamente la gestione di Fidel Castro è impietosa, crudele, non ha termini messi, tant'è che ti posso dire che questo, la nostra situazione attuale la potremmo definire una nuova versione della primavera di Praga. Sì. Questo perché stanno arrivando, si chiama in spagnolo avispas negras, vespe nere, che sono unità di elite dell'esercito cubano, altamente diciamo specializzate, soprattutto nell'uso delle armi corte, ad infiltrarsi in mezzo alla popolazione e uccidere coloro che in qualche modo si teorizzano, si ipotizzano o hanno la prospettiva di vivere un capo. Dimmi. Senti, Blanca, volevo chiederti, intanto Gabriele Seradonsky che fa? Leader dell'opposizione anti-chavista e così via. Beh, bene, insomma, diciamo che qua noi ai RESVEN, Resistenza Internazionale Non Violenta a sostegno della resistenza venezuelana, abbiamo creato un nome, te lo spiego, forse un po' difficile da pronunciare, ma no, noi la chiamiamo la opposizione, che si capisce opposizione. L'altra parola è burundanga. Burundanga è una polverina che si usa, per esempio, ti chiedono, tu esci dalla banca, qualcuno ti ferma e ti chiede un indirizzo, ti dà una carta in mano, tu leggi questa cosa, tu improvvisamente ti trovi in un'altra città, non sai come sei arrivato, sei senza soldi, ti hanno derubato, per questa polverina. È come una droga che fa perdere i sensi. E con noi Capriles, noi ai RESVEN, e mi prendo tutta la responsabilità di questo, lo consideriamo opposizione burundanga, ma veramente lui ha fatto un bruttissimo, è lì che battaglia per riprendersi il liderato, si sente il candidato eterno di elezioni che non vincerà mai, ma ha fatto sì che ha fatto tante mosse che hanno legittimato il regime. Allora, totalmente legittimato al momento stesso in cui ha dichiarato che c'era una frode elettorale e non ha saputo portare avanti questa verità. Adesso ricordo che ti avevo dato la cifra esatta, adesso non ce l'ho con me, ma comunque la differenza era 1.000.000 voti, e quindi lui aveva tutto il diritto e sicuramente sarebbe stato sostenuto. Anzi, al momento in cui hanno dato queste cifre si sapeva che era una frode elettorale, il popolo venezuelano era pronto ad uscire dietro di lui per sostenere la richiesta della dichiarazione di frode. Lui ha fermato la gente, li ha fermati molte volte, smozzando totalmente lo spirito di richiedere i propri diritti umani, perché il regime ha fatto
dei diritti umani, una lotta contro i diritti umani, cioè perché è difficile capire questa cosa, ma la verità è che girano sempre con le bugie, te li rigirano e sembra sempre che è la controparte che ha una colpabilità. Lui allora ha perso molta popolarità, non ha voluto che la gente uscisse per strada, che era quello che si chiedeva, che la gente chiedeva, con gli studenti ha dichiarato che lui non sarebbe uscito perché c'era una possibilità che uccidessero qualcuno. Questi altri tre, Leopoldo López, Maria Corina Machado e Antonio Ledezma, hanno preso un po' il presentarsi lì. Devo dire che gli studenti non credono in loro e non vogliono dare a loro, regalare a loro la loro battaglia e il loro sangue. E adesso dice che lui aveva ragione, ha legittimato Maduro non portando fino in fondo la denuncia e l'esigere la verità sulla frode elettorale. Ha scritto una denuncia al Tribunale di Giustizia con più errori che non, cioè con praticamente un'impossibilità giuridica di fare questo, certo. Non si è mai ricordato che l'Istituto degli Alti Studi Europei ha un documento sulla frode elettorale del Venezuela che stiamo esigendo all'Europa che in qualche modo lo faccia valere. Ha mandato alle elezioni, ha trasformato in un plebiscito delle elezioni municipali dove l'assenteismo è stato altissimo, e nella trasmissione scorsa ti avevo dato i dati esatti, sì, non ricordi, ecco, e in più adesso ha mandato i suoi sindaci a parlare con Maduro, questo lo ha ricevuto al palazzo presidenziale, e hanno messo l'inno nazionale con l'insepolto che cantava, quindi questi qua hanno cantato con l'insepolto parlando di dialogo, senza però Gianni nessuna condizione di mezzo, neanche per la libertà di prigionieri politici, neanche per revisionare la legge elettorale, cioè nulla, loro erano lì. Quindi HCR Capriles probabilmente pretende nuovamente prendere sopravvento. Nelle reti sociali, nel mio giro, perché ci saranno tanti, sono milioni di persone al giorno che si inseriscono, comunque la gente veramente non è solo che non lo vuole più, ma c'è un profondo disprezzo verso la sua codardia. E questo è quanto di Caprile. È molto, molto chiaro. Senti, Blanca, siamo ormai in chiusura. Volevo a questo punto darti appuntamento di nuovo su Libri TV. Adesso c'è uno strano ritorno che prima non c'era. Darti appuntamento su Libri TV per aggiornarci su queste vicende, sperando che perlomeno lo strazio umano e violazione dei diritti umani e la questione dell'ordine pubblico in qualche modo possa rientrare, certo non a son di violenze, ma in qualche modo, ecco, possa rientrare il perpetuarsi di violenze nei confronti dei civili, insomma, ecco. E quindi saremo qua disponibili come sempre. Grazie, grazie, anche perché ci sono questa invasione straniera, e noi diciamo, se l'odore di dittatura, se si comporta come una dittatura, se reprime come una dittatura, se mette in carcere le persone come una dittatura, tortura, oddio, dobbiamo dire questo, i ragazzi, gli studenti che sono messi in prigione, ne avevamo a un certo punto 163 ragazzi che erano spariti, noi abbiamo fatto una trasmissione di 6 ore dando i loro nomi, poi ne abbiamo trovati 2, li hanno violati o violentati, correggimi, con i calci del fucile introdotti dall'ano. Quindi questo è Maduro e questa
è quello che qualcuno vuole sostenere, che nel Venezuela non c'è censura, ma solo manca la carta. Quindi, siccome solo manca la carta, io ti do quella informazione, perché veramente noi come resistenza, la nostra resistenza saprà sicuramente portare avanti una lotta con i nostri argomenti di verità, ragione, morale, unità, interesse comune, convinzione, non violenza, disciplina, tattica, eccetera. Ti parlerò poi della strategia che utilizziamo, che si chiama la guarimba, che è un nome indigena. Va bene, d'accordo Blanca. Allora con queste parole chiudiamo questo appuntamento di Voci Transnazionali, avendo parlato di Venezuela. Grazie ancora a Blanca Bricegni, appuntamento sempre qui su Libre TV per aggiornamenti in futuro. Grazie ancora, a presto, restituisco la linea alla regia.